La rivelazione scioccante di Chiara Nasti su Francesco Monte e un altro naufrago. Un ex naufraga della 13ª edizione dell'Isola dei Famosi ha confermato la versione di Eva Enger. Eccoci con un appuntamento dedicato al famoso reality L'Isola dei Famosi 2018, video, che continua a tenere incollati davanti al teleschermo milioni di telespettatori. Per chi non lo sapesse, alcune ore fa sul TG satirico di Antonio Ricci è stata mandata in onda la clamorosa testimonianza di un ex concorrente del programma televisivo Mediaset incentrato sulla sopravvivenza, che riguarda il caso mediatico che sta facendo discutere molto nelle ultime settimane. Chiara Nasti fumava anche Marco Ferri. Come vi abbiamo appena detto, il 22 febbraio 2018, a Striscia la Notizia è stato trasmesso un filmato, in cui gli inviati di questa trasmissione, hanno fatto ascoltare un audio compromettente sul caso Cannagate alla conduttrice Alessia Marcuzzi, prima dell'inizio della quinta puntata dell'Isola dei Famosi, in particolare l'ex naufraga Cancelletto Chiara Nasti, che come tutti sapete ha abbandonato il reality di sua spontanea volontà, ha confermato la versione di Eva Enger. Dato che nel corso di una conversazione con il marito dell'ex attrice a luci rosse, ha dichiarato che Francesco Monte, video, sulle spiagge di Caio Cochino sfumava dalla mattina alla sera, e non solo, perché ha puntato il dito anche contro Marco Ferri. Inoltre vi riveliamo che la 21enne ha detto che Eva ha denunciato l'accaduto in diretta televisiva, su consiglio di un autore del programma. Il comunicato ufficiale di Magnolia sul presunto consumo di marijuana. Avete capito perfettamente, Chiara Nasti ha confermato la presenza di sostanze illecite in Honduras, e ha coinvolto in questa situazione anche un altro concorrente, che secondo lei avrebbe fumato insieme a Cancelletto Francesco Monte. A tal proposito vi ricordiamo che durante il quinto appuntamento serale dell'Isola dei Famosi, andato in onda su Canale 5 il 20 febbraio 2018, alcuni concorrenti eliminati, cioè Cecilia Capriotti e Craig Warbeck, hanno detto alla conduttrice di non aver visto l'ex tronista fumare qualcosa di particolare. Ci teniamo a precisare che la fashion blogger napoletana, quando era stata intervistata dall'inviato di Striscia la Notizia precisamente dopo essere tornata in Italia, aveva detto che non voleva avere nulla a che fare con la vicenda di Eva e Francesco. Infine vi comunichiamo che la società produttrice del reality condotto da Alessia Marcuzzi, di recente ha spiegato tramite una nota stampa, che dopo aver effettuato tutti gli accertamenti, in merito al presunto consumo di marijuana da parte di uno dei partecipanti prima dell'inizio del gioco, non ha rivelato nessuna presenza di droga.